Ciao a tutti, io sono Eli e oggi siamo qua per uno scartaggio dei pacchi. In pratica ho deciso di finire il mio bonus cultura con un'ultima box di libri che ho ordinato su IBS. Ci sono altre cose qua dentro, oltre ai libri, che adesso vedremo, ma bando alle ciance, iniziamo a scartare. Bene, siamo a posto, ora. Bello! Ho fatto un casino. Allora, ecco qua come si presenta la box, penso che si veda abbastanza bene. Il primo libro che abbiamo è Le solite sospette di John Niven. Allora, ne ho sentito parlare su Instagram e dicevano che faceva abbastanza ridere, cioè un libro abbastanza simpatico, divertente, allegro in generale, e visto che io di solito leggo libri abbastanza pesanti, credo che Le solite sospette possa essere un buon libro che stacca dalla mia solita routine di lettura. Poi, come si vede, ci sono delle cose tipo questo. Questo è una pochette che davano insieme ai libri della Tea Edizioni e sulla pochette c'è scritto: questa è la parte più bella di tutta la letteratura, scoprire che i tuoi desideri sono universali, che non sei solo, che fai parte di qualcosa. Francis Scott Fitzgerald. Tra l'altro ho letto l'anno scorso Il Grande Gatsby di Fitzgerald e sono contenta di averlo letto perché è un gran bel libro. Quindi questa è la pochette più grande, ce n'era una dentro più piccolina, molto carine, sono fatte di tela. E sulla piccolina c'è scritto: talvolta penso che il paradiso sia leggere continuamente senza fine, Virginia Woolf. Ho ricevuto appunto queste due pochette per i due libri della Tea Edizioni che ho comprato, che sono questi due appunto. Uno è I fiori sopra l'inferno, che mi sembra un giallo thriller, comunque molto bello, molto famoso anche, l'ho visto sia su riviste di lettura sia su Instagram, e parla di... Tra i boschi e le pareti nocciose sta un piombo giù nell'orido che conduce al torrente, e tra le pozze d'acqua smeraldo che profuma di ghiaccio qualcosa si nasconde. Me lo dicono le tracce di sangue, me lo dice l'esperienza. È successo, ma potrebbe risuccedere. Questo è solo l'inizio, qualcosa di sconvolgente è accaduto tra queste montagne. Qualcosa che richiede tutta la mia abilità investigativa. Sono un commissario di polizia specializzato in profiling e ogni giorno cammino sopra l'inferno. Non è la pistola, non è la divisa, è la mia mente la vera arma. Ma proprio lei mi sta tradendo. Non il corpo accecato dell'età che avanza, non il mio cuore tormentato, la mia lucidità è a rischio, ma questo significa che lo è anche l'indagine. Mi chiamo Teresa Battaglia, ho un segreto che non oso confessare nemmeno a me stessa, e per la prima volta nella vita ho paura. Bene, sono libri dell'edizione flessibile, molto carino tra l'altro, questo penso sia il prezzo di copertina, ma io credo di averlo pagato un pochino meno. E l'altro è questo, ovvero Il Baco da Seta di Robert Galbraith. Vi avevo detto in un altro video che ho letto il primo, ovvero Il Richiamo del Cuculo, e un po' mi disturba che l'edizione sia differente, però chi se ne frega, l'ho pagato poco, quindi non mi frega niente. Volevo dare una seconda possibilità a questa serie di indagini scritte da J.K. Rowling e quindi spero che questo secondo libro non mi deluda. Nella box ci sono ancora due cose, una di queste è Ti aspetto a Central Park di Fincher Kingsley e tra l'altro questa dovrebbe essere una copia autografata, credo. Oh ecco, guardate, c'è l'autografo di Felicia Kingsley, molto bello, infatti si comprava direttamente da IBS la copia autografata. È una figata perché appunto non sono... volevo andare anche a un firmacopie di Felicia ma non ci sono riuscita perché avevo delle lezioni o comunque dei problemi, ma l'ho comprato direttamente con la sua firma e questa cosa mi rende molto orgogliosa. L'ultima cosa è questo, che sarebbe un caricatore che ti danno col bonus cultura quando paghi più di 30 euro appunto col bonus cultura. È un caricatore wireless per il mio telefono, però non va bene perché ho un Samsung abbastanza vecchio, quindi lo terrò per quando cambierò telefono, perché teoricamente dovrebbe funzionare. Proverò col telefono del mio fidanzato che è abbastanza recente da funzionare con sta roba. Bene, il video è concluso, questi sono i miei 4 libri che ho acquistato con il bonus cultura per l'appunto, sono abbastanza soddisfatta, questo mi ispira moltissimo perché appunto a me piacciono un sacco i libri della Einaudi, questo tra l'altro non è una copertina classica con le bianche, è una copertina un po' particolare, mi piace molto con questa signora vecchia sulla copertina, molto carina. Questi due invece mi convincevano, ma non tantissimo, ma visto che c'era la cosa delle pochette, non so perché io volevo troppo quelle pochette, ho comprato questi due libri, ma poi vi dirò appunto se mi convinceranno oppure no. E infine questo, che appunto secondo me mi convincerà molto perché a me i libri di Felicia Kingsley piacciono veramente tanto.
Il fatto che preferisco quelli con la copertina flessibile e non questi con la copertina rigida. Ma pazienza, c'è l'autografo dentro, quindi... Bene, il video è concluso, io vi saluto, spero che di tornare presto con un prossimo unboxing, perché unboxare i libri è una cosa che mi diverte un sacco. Infatti io prima stavo dormendo, è arrivato il corriere e ho detto cacchio, sono arrivati i libri. Cioè, il tempo che è suonato, 2 secondi dopo mi ero resa conto che erano arrivati i libri, quindi mi sono svegliata, tipo, sono messa a correre per andare a aprire il corriere, prenderli. Ecco, quindi io vi saluto, ci rivediamo in un prossimo video e ciao!